Una piccolissima precisazione sul Ministero dello Sviluppo Economico, perché nel parlare di sviluppo mi è tornato in mente il Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, Ministro dello Sviluppo Economico era Claudio Scajola. A proposito di Claudio Scajola, secondo me, io cito Scajola per dire quanto è importante non modificare le intercettazioni telefoniche. Voi non so se avete notato, Scajola non sapeva chi gli ha comprato la casa. Grazie alle intercettazioni telefoniche in casa Scajola si è saputo chi ha comprato la casa Scajola. Quindi le intercettazioni hanno una funzione utile anche ai bilanci familiari. Punto primo. Scajola si è dovuto dimettere perché si è scoperto che faceva gli pagavano le case, quelli dei servizi segreti, gli dava gli appalti, insomma un giro di melma e cloaca istituzionale, tanto per capirci. Era rimasto poverino da solo come ad interim sottosegretario allo sviluppo economico Nicola Cosentino, Nicco americano, con delega al CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, cioè quello che caccia i soldi per lo sviluppo economico, che non era rimasto al suo posto nonostante la magistratura napoletana con un'ordinanza di custodia cautelare confermata in Cassazione, nonostante il lavorio della cricca, no? Avete letto in questi giorni che cercavano di aggiustare il processo, lui viene considerato in questa ordinanza il referente politico del clan dei Casalesi, che è l'organizzazione criminale mafio-camorristica più potente della Campania, mafia imprenditrice. Era rimasto al suo posto, nonostante sollecitazioni a dimettersi, poi viene scoperto che oltre a fare il referente del clan dei Casalesi, viene scoperto insieme a Dell'Utri, Carbone, Pitri, di fronte a quello anche Berlusconi gli ha dovuto dire: vabbè, levati da mezzo, così me la vedo io. Cioè oggi ministro dello sviluppo economico è Berlusconi, che dati i suoi rapporti con Dell'Utri immagino che a questo punto metta d'accordo i Casalesi attraverso Cosentino, i siciliani attraverso Dell'Utri e i calabresi li mette d'accordo comunque, perché ce ne sono parecchi anche da parte loro. Quindi questo per dire che se affidiamo a questa politica la gestione della spesa pubblica, noi continueremo tra alcuni mesi ad avere altre inchieste sui rapporti tra gestione del denaro pubblico e criminalità organizzata. Anzi, mi correggo, a breve non le vedremo più, perché se porteranno a compimento alcune riforme, magari se voi ne parliamo dopo perché adesso mi fermo, che pendono in Parlamento, queste indagini non si potranno più fare, perché non avremo più una magistratura autonoma in grado di poterle fare, ma avremo una magistratura sempre più asservita al potere, la magistratura dei Miller, dei Martone, dei Carbone e degli altri, che utilizzeranno la spada di ferro contro i ladri di polli, gli immigrati clandestini, i ladri di olive, il popolo delle carriole dell'Aquila, i manifestanti, i giornalisti coraggiosi e i servitori dello Stato con la schiena dritta, e utilizzeranno la spada di latta contro i mafiosi di Stato, i corrotti e la cosa. Quindi è bene che tutti quanti ci rendiamo conto che questo è quello che si muove nel paese, e o ci diamo una svegliata un po' tutti quanti, o questo processo di inquinamento delle istituzioni democratiche andrà a compimento e poi non so più come potremmo uscire. Scusami, prima poi mi hanno messo nella foga a parlare, avevo dimenticato di rispondere a questa parte la tua domanda su Vietti. Ma io trovo che è molto grave quello che è accaduto in questi giorni con l'elezione del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, per questi motivi. Noi ci troviamo in piena emergenza morale e criminale, si parla di P3, tutto quello che leggiamo sui giornali, un coinvolgimento pesantissimo di magistrati, un coinvolgimento pesantissimo del Consiglio Superiore della Magistratura ai suoi vertici. Mancino è stato comunque tirato in causa più volte nella vicenda delle stragi perché non ricorda di aver
da aver incontrato Paolo Borsellino, come è diventato ministro dell'interno. Io credo ci siano passaggi di forte reticenza di Mancino, questa è la mia convinzione personale, di cui mi assumo la responsabilità politica e istituzionale di quello che dico, cioè credo che Mancino dovrà rispondere al paese da questo punto di vista di tante cose. Mancino è quello che ha presieduto il processo disciplinare nei miei confronti, il processo disciplinare nei confronti dei magistrati di Salerno, il processo disciplinare nei confronti della Forleo, ha presieduto processi disciplinari che hanno invece insabbiato pratiche nei confronti di magistrati collusi, ha favorito incarichi direttivi tra cui quello di Fofò Marra, quello che riporto, presidente della Corte d'Appello di Milano, che oggi si dice essere che era il candidato ideale. Un Consiglio Superiore della Magistratura quindi fortemente intriso di cadute di opacità anche per quanto riguarda la componente togata. E che cosa è venuto fuori? Perché queste non le sanno le persone molte cose. I magistrati togati il 5 e il 6 luglio hanno eletto i nuovi membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura, sono stati eletti tre che hanno avuto un ruolo determinante nella vicenda che mi ha riguardato, quindi sono stati promossi, uno calabrese che faceva parte del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, che aveva all'unanimità espresso giudizi diffamatori nei miei confronti, un altro è stato componente di quelle sezioni unite di cui ho parlato prima, che hanno anche emesso la sentenza di condanna nei confronti dei magistrati di Salerno, impedendo che la P3 fosse scoperta un anno e mezzo fa con la nuova P2, con le carte che stanno a Salerno. Anzi, invito tutti a andarsi a leggerle quelle carte, quella parte pubblica di quelle carte, perché c'è anche qualche nome della P3 che non è ancora venuto fuori e che verrà fuori fra un poco, appena quelle carte saranno rese pubbliche. Ci sta anche qualcuno che attualmente frequenta il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, e ce n'è uno in particolare che lo voglio citare, che è il principale, è il capo delegazione della componente maggioritaria dei magistrati, Unicost, che si chiama Riccardo Fuzio, perché io faccio sempre nomi e cognomi, ed è colui che ha istruito il procedimento disciplinare in Cassazione contro i tre valorosi magistrati di Salerno che sono stati cacciati per il semplice fatto di aver osato indagare su vicende che riguardavano la nuova P2. Questa è la componente togata. Poi ce n'è qualcuno che magari vediamo se si salva, si aspettava dal Parlamento che potesse in piena emergenza P3 eleggere dei nominativi al di sopra di ogni sospetto. Noi avevamo proposto 5 nomi, ci avevamo detto non scegliamo persone che hanno incarichi politici, che hanno tessere politiche, scegliamo avvocati, professori universitari, giuristi, come vuole la Costituzione, al di fuori completamente della politica. E per fare dei nomi ne avevamo indicati 5, ma ci potevano essere altri: il professor Vittorio Grevi, professor Cordero, l'ex procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli, il dottor Tinti e un altro in questo momento non mi ricordo. Vabbè, quelli del PD hanno detto sì, mi sembra una strada assolutamente percorribile, certo non li potete indicare voi, noi ne indicheremo degli altri, abbiamo detto certo, ce ne sono anche tanti altri indicati. Insomma, alla fine hanno scelto l'avvocato di Bossi, l'avvocato di D'Alema, l'avvocato di Berlusconi, il consulente del ministro Alfano, e poi hanno messo, perché adesso bisogna trovare, no, tutti che vogliono trovare l'accordo con Cuffaro, con Casini, con l'UDC, allora hanno deciso di mettere Vietti, uno dell'UDC, che è lo stesso che è stato il promotore della legge sul falso in bilancio, lo stesso che ha scritto il legittimo impedimento, lo stesso che ha scritto le parti peggiori della riforma dell'ordinamento giudiziario, quello che ha consentito a Mastella e Alfano di cacciare magistrati scomodi, e quello che ha scritto la legge sull'omofobia, insomma questa grande figura che oggi è il vicepresidente di quello che qualche mese fa Travaglio chiamò il coniglio superiore della magistratura. È triste che uno debba usare queste frasi, però certo, se questa è la strada, mi fa pensare una cosa da uomo delle istituzioni: le istituzioni se lo devono meritare il rispetto, cioè se l'istituzione diventa il mercato delle vacche, cioè dove devono andare gli avvocati dei politici inquisiti perché devono andare ad aggiustare i processi o andare a ostacolare i magistrati scomodi, a tutelare i magistrati collusi, questo Consiglio Superiore della Magistratura si presenta sicuramente con delle credenziali pessime.